Mamma mia che macchina, ragazzi, è una figata atomica. È un missile aerospaziale lanciato sulla pista di Valencia. Quello che sentite non è il rumore della Lamborghini, ma è quello che arriva dal mio cuore, perché guardate, oggi siamo venuti a provare questo mostro e purtroppo piove. Non è una bella situazione per guidare una vettura con il motore V10 da 540 cavalli, 550 in base al BOP, ma purtroppo queste sono le condizioni e ce le facciamo andare bene. Metteremo su un treno di Rain e andiamo. Per quanto riguarda la vettura, molto più larga di una normale Lamborghini Huracan, lo vedete, guardate quanto più largo è il passaruota. Già una Lamborghini Huracan è larghissima, questa è immensamente larga, ma soprattutto quello che cambia è il kit aerodinamico, perché già a partire dalla zona anteriore si notano grandissime differenze, a parte le prese d'aria che spariscono dalla zona laterale per apparire solamente al centro. Questo per questioni aerodinamiche, per andare a raffreddare il motore. Abbiamo un bellissimo splitter, guardate che bello, il fibra di carbonio. Questo innanzitutto separa i flussi da sotto a sopra, i flussi che rimangono sopra vengono separati da questo flap e vengono spinti nella zona laterale. La zona laterale che ha questo legno, questo pezzo di legno che è intercambiabile, serve un po' per salvare la vettura dall'asfuriamento, ma serve anche in alcuni campionati per andare a verificare l'altezza da terra della vettura. Questa presa d'aria appunto è stata spostata dalla zona laterale alla zona centrale perché ne è stata aperta una nella zona superiore. Lo vedete, questo attiva attraverso un vortice, attiva il radiatore che è installato qui in modo diagonale nella in zona molto ribassata, attiva questo vortice che risucchia sostanzialmente l'aria dalla zona inferiore, rendendo più efficiente il funzionamento di questo radiatore. Ci sono tantissimi sfoghi dell'aria, questo ad esempio serve per andare a svuotare la pressione che si accumula all'interno del passaruota. Queste invece sono delle prese d'aria che in questo momento sono chiuse perché è bagnato. Lo vedete, una aperta e una chiusa, è bagnato, e questo appunto serve per tenere le temperature della vettura a regime. Questo serve per appunto fare in modo che la vettura funzioni al meglio. Dall'aerodinamica anteriore passiamo al laterale, andiamo a vedere il cerchio. È un molto bello, multirazza, 315 680 18, questo per questioni regolamentari. La misura è tipica per quanto riguarda questo tipo di vetture. Il disco è in acciaio, ma e anche la pinza è a sei pistoncini, ma ve la faccio vedere più tardi. Quello che mi piace farvi notare è che il cerchio ha una finitura gialla. Questo non è per fare i tamarri, ma per andare a vedere dov'è la valvola per regolare le pressioni quando si fanno i pit stop. Andiamo avanti, sfogo dell'aria anche in questo caso, esattamente come questo, va a svuotare i flussi che si accumulano sotto il passaruota. Qui troviamo un bellissimo, anche qui un bellissimo separatore di flussi. I flussi scorrono nella parte inferiore, c'è un fondo piatto davvero incredibile, poi ve lo faccio vedere, e poi qui corrono nella zona laterale della vettura su questa minigonna, andando a riempire il radiatore posteriore, poi correndo nella zona laterale. Anche qui ruota da 18 pollici, qui la finitura possa essere gialla e rossa, questo aiuta anche i meccanici a distinguere velocemente le ruote anteriori da quelle posteriori quando sono ferme nel box. Poi passiamo dietro con questo set aerodinamico, guardate questo profilo che va innanzitutto a sorreggere il paraurti, però va anche a creare un flusso aerodinamico in uscita dalla ruota posteriore. Anche qui troviamo un bellissimo flap all'interno del flap d'uscita del paraurti stesso. Quindi è una macchina che è davvero molto ben studiata dal punto di vista aerodinamico, è stata studiata in collaborazione con Dallara. Anche qui troviamo un estrattore dell'aria, guardate la profondità di questo estrattore, vi faccio vedere da dove parte, è pazzesco. È un estrattore d'aria che genera un carico incredibile, la vettura sfiora i 1000 kg di carico, guardate che ampio che questo estrattore dell'aria. Ma quello che mi piace notare è la presenza, guardate che bello, dello scarico del V10 di Sant'Agata con il cambio, in questo caso un elettroattuato a 6 rapporti da corsa, con un funzionamento molto particolare. Questo ce lo possiamo spiegare da Mirko Bortolotti più tardi, poi ve lo faccio vedere anche quando andiamo a guidare la vettura. Il kit aerodinamico lo vedete, qui si inizia a vedere molto bene. Ho fatto smontare le ruote laterali proprio per farvi vedere quanto grande è questo estrattore dell'aria, guardate che bestia, è pazzesco. E poi sotto vi faccio vedere, come promesso, vedete che c'è il fondo piatto come le Formula 1 degli anni 90, quando non c'era ancora lo scalino, le Formula 1 giravano con un fondo piatto esattamente come questo. Anche qui il legno di riferimento, ci sono i martinetti per alzare la vettura e questo sicuramente aiuta nelle fasi di riparazione eccetera, perché non bisogna lavorare con i cavalletti. Disco in acciaio, pinza Brembo a 4 pistoncini, ammortizzatore Hollis, molla EBAC, questo è il sensore della telemetria, questo è il tirante per quanto riguarda
la barra anti-roll-over. Andiamo a scorrere davanti, sempre andando a vedere il kit aerodinamico. Vi faccio vedere lo specchietto, guardate che bello, soprattutto nella vista laterale sembra. Prima di salire a bordo e farvi vedere com'è fatta dentro, però vorrei portarvi a vedere un pochino il motore, perché è sicuramente uno dei pezzi forti di questa vettura. 369.000 euro più IVA, il prezzo di listino. Mi ero anche dimenticato, come ho fatto, non lo so perché è immenso, di farvi vedere l'ala. L'ala superiore è multiregolabile, vedete i vari attacchi dell'ala e soprattutto il supporto in alluminio, guardate che spettacolo. Il motore leviamo il cofano, eccolo qui, è un Lamborghini V10 5.2 alimentato da un sistema di iniezione diretta. Il motore è sostanzialmente quello di serie, cambiano ovviamente il cambio, cambiano anche alcuni attacchi sul telaio per quanto riguarda le sospensioni. Il motore ha 540 cavalli, 550 perché è bridato, ha delle bride nell'aspirazione, questo per un discorso di BOP, di Balance of Performance, che c'è all'interno del settore GT, per bilanciare le performance tra una Bentley, ad esempio, una Lamborghini e una Ferrari. Andiamo a salire a bordo, vi faccio vedere questo bello sfogo dell'aria, guardate, per svuotare un po' di calore dall'abitacolo. Andiamo a bordo e andiamo a vedere com'è fatta dentro. Siamo con Mirko Bortolotti, campione di GT3, collaudatore della Lamborghini, pilota ufficiale. Siamo a bordo della Huracan GT3. Ciao Mirko, ci fai vedere un po' com'è fatta questa macchina? Ciao a tutti, allora innanzitutto qui abbiamo il main switch per accendere il quadro con il ignition. Ok, così parte tutto il quadro sullo schermo. Bosch, perché l'elettronica di questa macchina è Bosch. Esattamente, quindi qua nella parte centrale del volante abbiamo il manettino per cambiare le pagine di preimposte sullo schermo. Ok, quindi questa è una delle pagine che io uso molto spesso, che mi dà la possibilità di vedere tante informazioni utili in questo momento, come per esempio in alto a sinistra vediamo la mappa del traction control. Ok, la mappa del motore, la mappa dell'ABS sulla destra. Poi quante mappe hai di ABS ad esempio? ABS parti da zero, puoi addirittura andare senza ABS e arrivi fino... Non lo sa perché non la usa mai fino a 8 per quello. 8, quindi... Tu usi le prime 1 o 2? Sì, si rimane soprattutto, noi ci muoviamo nel range tra 1 e 3 praticamente. Ok. Quindi queste sono quelle delle mappe. E non lo disabilite mai? No, generalmente no, okay. Perché abbiamo una mappa molto molto buona, molto efficiente, quindi ti permette di sfruttare al massimo della frenata con un intervento che comunque non ti dà fastidio mentre guidi, ecco, appunto sviluppata apposta per estrarre, diciamo, il massimo dalla frenata. Chiaro. Di questa vettura. E traction item, abbiamo 10 mappe traction, anche qui ci muoviamo principalmente nel range più basso, soprattutto quando parliamo di condizioni di pista asciutte, quindi si parla di mappa 1, tra mappa 1 e mappa 3. Okay. E chiaramente più aumenti l'intervento del traction e più parli di pista, diciamo, bagnata o con meno grip. Dico una stupidaggine perché alcune macchine da corsa ce l'avevano, questa non ha l'ASP, non ha un sistema antisbandamento. Ecco, c'erano GT3 in passato che ce l'avevano, adesso non credo che sia proibito anche per regolamento. Esatto, noi abbiamo traction control ABS come da regolamento GT3. E tornando appunto sullo schermo della pagina principale, qui abbiamo qui vedi la chiaramente la marcia che stai usando, la velocità, che però in questo caso non è che ti interessa mentre stai guidando, okay. E i numeri di giri con il LED che si accendono. In questo momento non lo vediamo perché il motore è spento, però se mettiamo il pit limiter, qui vediamo che in questo momento abbiamo il pit limiter inserito, e questo sono i LED, insomma, che poi dopo si accendono per quando sei nel range di cambiata. Facciamo un giro di tasti. Allora andiamo innanzitutto direi di partire da dietro. Queste sono le levette per cambiare le marce, con il più e il meno a destra e a sinistra, e poi c'è questa frizione, sì, che in realtà è una frizione un po' particolare. Sì, è una frizione, diciamo, automatica. Praticamente la differenza tra la Huracan GT3 e la Huracan stradale, innanzitutto le palette per il cambio di marcia sulla versione da pista sono sul volante, quindi qualsiasi posizione hai quando sei in curva hai sempre la paletta, diciamo, dietro al volante, mentre chiaramente sulla versione stradale sono fisse, la differenza è solo quella. Okay. Chiaramente funzionano come sulla versione stradale, la parte sinistra qui scale la marcia e la parte destra sale di marcia. La frizione, che come dicevamo prima, è una frizione automatica, quindi praticamente tu la applichi quando inserisci la marcia, poi la molli tutto di un tratto e da quel momento lì la macchina non si muove,
e dipende dall'acceleratore, quindi quando te vai sull'acceleratore parti, e per fermarti anche non hai bisogno di dover tirare la frizione perché la macchina è praticamente aperta appena ti fermi, quindi questo per facilitare i pit stop, per evitare stalli o robe varie, quindi molto molto facile da usare, da partire, da fermarsi. Senti Mirko, poi gli altri tasti sono timer, cosa fa? Sì, timer è un tasto che si usa nei pit stop perché ci sono delle gare, diciamo, di GT dove hai un tempo minimo imposto per il pit stop, quindi questo fa partire un countdown, il drink chiaramente è chiaro, le gare di endurance per bere. L'allarmi, a volte si accendono degli allarmi sul dash che comunque non incidono, non creano dei problemi, quindi questo ti fa spegnere l'allarme. La radio chiaramente è molto importante, comunicazione col box. Queste sono cose che abbiamo già visto. Sì, traction control ABS, indicator che comunque non serve, serve più quando vai in strada, ma purtroppo con questa macchina fantastica non possiamo andare in strada. Chiaro. Questo qua è il tasto per accendere il motore. Qui abbiamo speed limiter on off, il Viper chiaramente telecristallo cristallo, on off, cioè abbiamo poi la possibilità di scegliere la velocità del telecristallo sulla console principale. Questo. Abbiamo tre posizioni, slow, medium e fast. E qui questo è il flasher per intimorire l'avversario. Esatto, esatto. Sempre che hai degli avversari davanti, perché sei primo non ti serve. Sì, anche per doppiaggi o robe varie, chiaramente noi nelle gare endurance sappiamo ci sono tante macchine in pista, quindi questo ti può dare una mano nel doppiaggio. Come vedete il volante è tagliato nella parte superiore, però l'impugnatura rimane ovviamente salda, la parte sotto invece rimane praticamente identica, c'è una bocchetta dell'aria, non avete l'aria condizionata a bordo. Non abbiamo l'aria condizionata a bordo. No, alcune vetture GT3, sembra una stupidaggine, ma alcune vetture GT3 ce l'hanno, loro riescono a mantenere la temperatura regolamentare a bordo dell'abitacolo nonostante l'assenza dell'aria condizionata. Per quanto riguarda gli altri tasti, questo è il tasto per mettere la retromarcia, il rain light e immagino sia la luce, cosa fa la rain light? Quella posteriore? Esatto. La luce posteriore, la velocità appunto abbiamo detto del tergicristallo, gearbox emergency, cosa fa? Questi sono praticamente dei tasti più che altro per i meccanici ingegneri che per scaldare la macchina la mattina prima che si va in pista, quindi sono più... Stessa cosa fuel reset immagino. No, il fuel reset ci serve, lo usiamo noi in pista quando facciamo il pit stop per azzerare diciamo il count e sapere quanta benzina è stata usata poi nell'arco dello stint. Ok, questa invece modifica immagino la ripartizione della frenata. Esattamente. Il front di là. Verso destra vai, spingi la ripartizione sull'anteriore e verso sinistra sul posteriore. Okay. Il dimmer serve diciamo per le gare appunto ancora di durata dove puoi cambiare la luminosità dello schermo principale, chiaramente più vai verso la notte più cambi, puoi cambiare come abbiamo detto prima le pagine, quindi c'è la pagina per esempio scura che di notte ti aiuta pedals. Questo in realtà è un pulsante che serve per regolare la posizione di guida, perché ovviamente il sedile rimane fisso, questo permette però attraverso questo tasto è possibile regolare la posizione della pedaliera in modo da ospitare piloti più o meno alti, sulla base magari avete tre piloti in un team, uno è alto 1,90 m, l'altro è alto 1,60 m, permette di regolare la posizione di guida della vettura sulla base dell'altezza dei vari piloti. Stessa cosa la si può fare con il volante, che è regolabile sia in altezza, lo vedete, che in profondità, quindi la macchina è assurdo da dire, però è una macchina che a suo modo è anche confortevole. Questo è sicuramente un plus per chi vuole comprare questa macchina da corsa, perché è una macchina, lo vedete, che anch'io ci sto dentro veramente alla grande. Direi che una delle cose che mi ha impressionato è la presenza di questa botola, la vedete, la botola di sicurezza è avvitata, serve per in caso di incidenti i dottori della federazione o comunque della gara possono intervenire sul pilota e aiutarlo in caso di emergenza. Il tunnel centrale è fatto in fibra di carbonio, è una vettura che è veramente fatta molto bene. La cosa sorprendente è che questa vettura viene realizzata in linea di montaggio assieme alle altre Huracan, quindi è una delle cose peculiari di questa vettura e la rende veramente unica. Andiamo in pista e andiamo a vedere come va. Vai. Sta qua, aspetta.
S3 adesso va bene. Se hai bisogno di più intervento puoi andare a BS6. Va bene. Ok? Traction dovrebbe funzionare e dovrebbe essere ok così. Appena girato io adesso così. Vedi tu, se hai bisogno di meno puoi andare a 6, puoi provare 7, puoi provare 6. Intanto vado a 8, poi vediamo. Intanto parti così che va benissimo, fai attenzione alla linea bianca in ingresso, okay. Sull'esterno. Perché è chiaramente molto scivoloso, quindi è adatto. Anche lontano dai cordoli. No, il cordolo è abbastanza ok, soprattutto appunto sui punti di corda non ci sono grossi problemi. Fai attenzione in uscita e in ingresso più che altro. Quindi se sei pronto possiamo partire. Vai. Ok. Vado? È questo, vero? Sì. Frizione. Scendiamo in pista con la Huracan GT3, figata ragazzi, veramente sono emozionatissimo, devo dirvi, perché veramente l'ho sempre vista guidare dal buon Milo e finalmente la guido anch'io. Questa è che goduria. Ma allora andiamo a prenderci un attimino comoda perché è già stata scaldata. Vai! Figata atomica ragazzi! Su tutto! Bellissimo! Vai! Vai! Mamma come spinge! È bellissimo! È figata sta macchina atomica! Sinistra, mamma come va, giù tutto, controllo di trazione che taglia, spingi, vai, mamma mia, la voglio, peccato che costa due volte casa mia, vai. Molto avanti il punto di staccata, devo impararlo, devo ricordarlo. ABS. Mamma mia che macchina ragazzi, è una figata atomica, è un missile aerospaziale lanciato sulla pista di Valencia. Mamma come vai dentro e poi si riesce a guidare bene, è veramente molto progressiva quando parte, quando ha fatto un rumore ragazzi pazzesco. Pensare cos'è l'auto di serie, che comunque è ottima. Pensare cosa si riesce a tirare fuori da una macchina così. Mamma. Su tutto. Bellissima. Veramente è un'auto totale, atomica. Ultra. No, ultra è Audi, non posso dirlo. Giù tutto qua, tutto flat. Mamma mia. Andiamo a girare un pochino larghino la Verstappen. Tiene di bestia. Aveva ragione il buon Verstappen.
portato un filo avanti, vediamo cosa succede. Si può portare ancora avanti, mamma sta curva quanto inganna ragazzi. Tagga la strada. ABS. Bellissima, vai. Guarda che mezzo atomico che è. Qui prova terminata, 369.000 euro più IVA, sono tanti soldi, purtroppo non posso permettermela, ma mi sono divertito tantissimo, è una macchina che si guida veramente bene, è più facile di quello che pensavo, sicuramente arrivare a un certo limite bisogna essere molto allenati e bisogna soprattutto fare uno step mentale in più per riuscire a gestire veramente al limite il potenziale di questa vettura. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!